A qualunque età si può trovare la forza per combattere una malattia. Lo insegna la storia di Salvatore e di altri 1000 bambini italiani che, grazie a Make-A-Wish, hanno trasformato la realtà in un sogno. La passione di Salvatore? Cucinare. Ero piccolo e mia mamma mi metteva sopra al piano di cucina. E lei, mentre cucinava la pasta, io la vedevo e mi veniva la passione. Una passione che ha aiutato questo bambino, oggi totalmente guarito, ad affrontare le difficoltà di tutti i giorni. L'unico modo per farlo non dimenticare, ma vederlo sereno, non pensare che dopo domani si tornava in ospedale, doveva fare terapia, doveva fare chemio, era l'unico modo mettermi insieme a lui a cucinare. Grazie all'associazione, nata 10 anni fa a Genova, Salvatore ha indossato cappello da cuoco e grembiule e si è cimentato dietro i fornelli di uno dei ristoranti più noti di Milano, con un menù stellato. Un baccalà, abbiamo frullato i broccoli, adesso non mi piacciono molto, e dei brutti ma buoni, che erano buoni. Come Salvatore, anche Anastasia, affetta dal linfoma di Hodgkin, ha realizzato un sogno: allenarsi con il suo idolo Vanessa Ferrari, campionessa di ginnastica artistica. Giuseppe, invece, è diventato il protagonista di una favola a Disneyland assieme alla sua famiglia. Speranze e sogni che però non sono ultimi desideri. Noi non siamo l'associazione dell'ultimo desiderio, noi siamo l'inizio di una nuova vita, di un nuovo cammino, di un percorso difficile sicuramente, ma che noi proprio cerchiamo di rendere invece il più lieve possibile. Noi ridiamo la speranza e la voglia di lottare.